È diventata un'impresa raggiungere il cimitero di Scaletta Zanclea. L'ultima ondata di maltempo, una ventina di giorni addietro, ha fatto esondare il torrente Racinazzi e spazzato via la piccola bretella pedonale realizzata subito dopo l'alluvione del 1° ottobre dello scorso anno. Disagi che non aiutano certo a far rimarginare le ferite. Sono ancora oggi 5 i dispersi. Un passo dietro l'altro, facendo attenzione a non scivolare, è questo lo scotto che devono pagare gli abitanti di Scaletta per andare a visitare i propri defunti. Salutare i nostri morti e vedere questi in queste condizioni è terribile. Si rischia e come, non è giusto che uno per andare dai propri morti debba fare questa strada dopo un anno e mezzo. È pericoloso per tutti noi che andiamo a recarci, anche e soprattutto per bambini che vengono appunto per vedere i propri cari. La strada di Contrada Giardino era franata lo scorso anno. Per questo motivo il sindaco di Scaletta, Mario Briguglio, con un'ordinanza aveva disposto il divieto di transito anche ai pedoni. La gente che si avvicina al cimitero, anche tanta gente che magari negli altri giorni non si trova a venire, oggi ha la possibilità di vedere effettivamente in quale situazione siamo, di completo abbandono da parte di tutte le istituzioni, e in modo particolare le istituzioni nazionali che non pensano completamente di sbloccare i fondi.